Passiamo all'oggetto numero 3, progetti inerenti all'ex sito Tagina. Il consigliere Bettarelli sostituisce il consigliere Meloni. Prego. Sì, e come prima do quindi lettura del question time in oggetto. Premesso che negli ultimi 15 anni il territorio della fascia appenninica umbro-marchigiana è stato particolarmente colpito da delocalizzazioni e chiusure di medie e piccole attività, situazione che ha generato emergenze, nuove ingiustizie sociali, precarietà del lavoro e spopolamento di un intero territorio. Fra queste situazioni critiche c'è anche quella dell'ex Tagina Ceramiche, sito produttivo di Gualdo Tadino, oggi ultimo presidio imprenditoriale e manifatturiero dell'Alto Chiascio, dopo la crisi dell'area ex Merloni. Considerato che il 20 aprile 2018 la Tagina Ceramica è stata rilevata dalla Saxe Agres SRL dell'imprenditore Francesco Borgomeo, la Saxe SRL attiva nella produzione di ceramica green è proprietaria di altri due stabilimenti, oltre a quello di Gualdo Tadino, Danagni e Roccasecca. In tutti e tre gli stabilimenti la produzione è stata sospesa circa 2 anni fa a causa dell'impennarsi dei prezzi del gas e dell'elettricità che hanno tagliato fuori le industrie energivore come le ceramiche. Anche la guerra in Ucraina è stata causa di crisi poiché ha segnato l'aumento del prezzo delle terre. Considerato altresì questa azienda per molti anni ha dato lavoro a circa 400 persone ed ad altri facenti parte di ditte dell'indotto, oggi ha circa 100 dipendenti, attualmente in cassa integrazione da luglio 2022 con un provvedimento scaduto il 31 dicembre 2023. Tenuto conto che il 17 gennaio c'è stato un incontro al Ministero delle Imprese del Made in Italy dove era presente l'assessore Fioroni, sia la proprietà con Borgomeo e si è deciso di prorogare l'ammortizzatore sociale, cassa integrazione per cessazione attività per altri 3 mesi, precisamente sino al 13 marzo 2024. Tenuto conto altresì la proroga della cassa integrazione offre 2 mesi di ossigeno ai lavoratori in attesa della ripresa dell'attività produttiva che comunque non sembra prevista secondo quanto detto al tavolo nazionale prima dell'estate e fatta tutta una serie di altre sottolineature, premesse e valutazioni che non sto a leggere causa scarsità del tempo. Tutto ciò premesso si interroga la Giunta regionale per sapere quali ulteriori strumenti di sostegno intende porre in essere per tutelare i lavoratori fino all'effettiva riapertura della fabbrica che inevitabilmente avverrà in un periodo successivo all'estate e per sapere se ha provato ad interloquire con il Ministero per capire se ci sono altre possibilità, altri imprenditori del settore, altri soggetti partner che possano intervenire per risollevare le sorti dell'azienda e soprattutto favorire la ripresa dell'attività produttiva. Grazie consigliere, prego assessore Fioroni. Sì, questa amministrazione si era subito interessata alle vicende che hanno colpito l'azienda Saxa che di fatto risente di una crisi generalizzata del settore ceramico, soprattutto messo sotto pressione dagli aumenti del costo dell'energia. Subito è stata attivata la task force regionale sulle crisi di impresa che ha monitorato gli sviluppi in corso e le criticità che di volta in volta si sono manifestate. Proprio grazie all'impegno della Regione Umbria che la Saxa ha ottenuto gli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2023 per l'intero organico, ovvero per 115 lavoratori che a oggi risultano in forza solamente 98, è stato proprio grazie all'intervento della Regione che si è arrivata alla convocazione del tavolo ministeriale di crisi, essendo di fatto quella che investe Saxa, il gruppo nella sua integrità, una crisi multiregionale, in quanto gli impianti coinvolti non sono solo quelli di Gualdo, ma quelli di Anagni, Roccasecca e Gualdo Tadino. Quindi l'obiettivo è quello di portarlo su un tavolo di crisi ministeriale che è stato già richiesto dalla Regione nel settembre dello scorso anno, ritenendo l'importanza di mettere questo tavolo su una procedura nazionale e che è stato oggetto di convocazione del Ministero a gennaio di questo anno, la data adesso non la ricordo, già il 13 gennaio, e in occasione del quale l'azienda ha annunciato un cronoprogramma in cui si prevede che Roccasecca ripartirà con la produzione sui due forni e Gualdo su un unico forno.
Diciamo che attualmente però l'unico sito che sta producendo è quello di Anagni, ma l'imprenditore, pur non circostanziando in maniera precisa cronoprogrammi i dettagli del piano, avrebbe annunciato una manifestazione di interesse vincolante con un investimento di 60 milioni di euro. Fermo restando che tutti i progetti che prevedono il modello di economia circolare previsti da da Saxa considerano anche dei biodigestori che vengono attaccati all'azienda e alle imprese, faccio presente che nella procedura presentata dall'azienda, dalla società Bioenergia Gualdo, si è tenuta la conferenza dei servizi in data 23 febbraio 2023, conferenza dei servizi che a suo tempo evidenziò degli elementi di criticità. Il primo, che alcune aree interessate dal progetto non erano nella disponibilità della società; l'altro, che l'area interessata era attraversata da un elettrodotto il cui spostamento di terna è di competenza ministeriale. Poi, allo stato, a seguito della conferenza dei servizi, non ci sono stati ulteriori contatti con la società. Il tema vero oggi è quello degli ammortizzatori sociali, perché qualsiasi piano di riconversione industriale deve avvenire con la copertura e la garanzia per i lavoratori. Su questo ci stiamo impegnando, siamo noi che abbiamo suggerito la procedura della cassa per cessazione, che però ha l'orizzonte temporale molto limitato del 12 marzo 2024. Sotto questo punto di vista stiamo valutando due possibili percorsi. Il percorso che secondo noi è più coerente è quello di continuare a richiedere una proroga in deroga della cassa integrazione per altri 12 mesi. Stiamo verificando con il MIMIT gli eventuali adempimenti per la proroga dell'accordo di programma ex Merloni, e si sta verificando anche se il riconoscimento dell'area con il decreto del 2016 sia presupposto sufficiente per l'accesso agli ammortizzatori. Questo è un aspetto importante, perché l'area di Gualdo in realtà presenta delle caratteristiche giuridiche diverse rispetto ad esempio a quella di Nardi e Terni. L'azienda ha fatto richiesta formale invece di un esame congiunto, richiesta che ci è arrivata il 16 febbraio, in cui ci richiede la possibilità di richiedere la cassa integrazione per crisi aziendali. Un esame congiunto che noi dobbiamo fare, che onestamente è un percorso che dobbiamo verificare con il Ministero, perché si tratta di una soluzione ventilata dall'azienda che dichiara di aver rimaturato altri 24 mesi di accesso agli ammortizzatori sociali, anche se qualche perplessità ce l'abbiamo sulla percorribilità di questa strada, perché non è riscontrabile la continuità dell'attività aziendale richiesta per l'attivazione degli ammortizzatori per crisi aziendale. Comunque, noi ovviamente ci faremo interpreti presso il Ministero di questa richiesta dell'azienda, fermo restando che non escludiamo quella che secondo noi rimane la più praticabile, che è quella degli ammortizzatori, di continuare con la cassa in deroga per cessazione per altri 12 mesi. Questo richiede però una revisione dell'accordo di programma. Comunque stiamo valutando entrambe le due opzioni, anche perché nel momento in cui, in un secondo incontro al Ministero, vedremo anche e valuteremo la consistenza della proposta industriale sulla manifestazione di interesse, perché abbiamo visto una slide in cui si diceva che c'era manifestazione di interesse, dovremo chiaramente capire quale consistenza ha questa manifestazione di interesse sulla reindustrializzazione non solo di Anagni e Roccasecca. A noi interessa quello che succede a Gualdo, e vogliamo anche evitare che nell'equilibrio generale della ristrutturazione del Gubbio del gruppo sia proprio l'area di Gualdo a subire e pagare il prezzo peggiore. Quindi saremo attenti, monitoreremo su questo. Adesso la priorità è garantire alla procedura la copertura con gli ammortizzatori sociali. Grazie Assessore. Consigliere Bettarelli. Velocissimo, come detto prima, poi sarà la consigliera Meloni a fare le sue valutazioni, preso atto della risposta. Io ringrazio l'Assessore per insomma, l'impegno che sembra insomma, venga profuso, e consapevoli che la situazione è molto molto complicata proprio per le cose che ci siamo dette, ma che insomma sono, di cui l'Assessore è ben consapevole.
proprio perché si parla di insomma tante persone e di, un'azienda che insomma aveva una capacità assunzionale molto molto importante, quindi importante procedere, proseguire con tutte le dovute attenzioni. Grazie, recuperiamo l'oggetto numero 1, bando per il sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo anno 2023, incremento risorse. Essendo il consigliere assessore Agabiti assente, giustificata, risponde il vicepresidente Morroni. Prego, consigliere Pettarelli. Sì. Allora, l'interrogazione fa riferimento ad un bando pubblicato nel luglio 2023 relativamente appunto ai progetti intitolati sostegno alle imprese turistiche di servizi per il turismo cinematografico, audiovisive, culturali e creative e sociali, e per il quale erano previsti uno stanziamento appunto da bando di 1.600.000 euro. Al bando sono arrivate molte adesioni, anche perché era un bando che già era stato fatto nel 2022 e successivamente poi rifinanziato, anche in quella sede erano state presentate molte domande, ad un primo stanziamento era stata poi aggiunta una copertura finanziaria tale da appunto dare risposta a più domande, e nella fattispecie in questo bando appunto, fatto salvo l'importanza di queste iniziative, di queste manifestazioni per quello che rappresentano, ma anche per tutto quello che è la questione annessa e connessa alle iniziative, quindi indotto, turismo, conoscenza del nostro territorio, oltre che, ripeto, alle iniziative in sé, quindi fatto salvo questo interesse, fatto salvo l'importanza di finanziare iniziative di questa portata, fatto salvo che molte delle domande sono state ammesse, quindi hanno raggiunto il punteggio limite per essere appunto ammesse in graduatoria, ma non finanziate per carenza di fondi, con la presente interrogazione vado a chiedere se sia intenzione di questa amministrazione regionale destinare ulteriori risorse al fine di incrementare il fondo per il bando sostegno di progetti nel settore dello spettacolo dal vivo per l'anno 2023, arrivando così a sostenere le progettualità ammesse ma non finanziate, che facendo dei conti veloci dalla graduatoria credo che dovremmo aggirarci per andare appunto a copertura su una cifra di circa 600-700 mila euro. Quindi semplicemente la domanda è se c'è la volontà e se la Regione si è attivata per fare, così come aveva fatto nello scorso bando, andare a copertura anche delle domande ammesse ma non finanziate dalla prima tranche. Grazie. Prego, vicepresidente Morroni. Sì, grazie presidente. Consigliere Pettarelli. Il sostegno verso il mondo dello spettacolo e delle rappresentazioni artistiche e culturali è stato un elemento che ha fortemente caratterizzato l'azione amministrativa della Giunta Tesei e dell'Assessorato alla Cultura in particolare. Abbiamo sempre ritenuto che favorire la crescita di questo settore non solo arricchisca l'offerta culturale dei nostri territori, con positive ricadute anche a livello sociale, ma costituisca un'importante leva in grado di aumentare l'attrattività dell'Umbria. Uno strumento complementare che insieme agli strumenti di promozione in questi anni introdotti è stato in grado di accrescere la visibilità della nostra regione a livello nazionale e internazionale ed ha concorso al record di presenze turistiche registrato nel 2023. È infatti ormai assodato che la presenza di eventi culturali, spettacoli e festival di livello influisca in maniera significativa nella scelta delle destinazioni turistiche e nel contempo rappresenti di per sé un'occasione ulteriore per promuovere e raccontare il nostro territorio. Nell'ambito di questa visione generale, il bando di cui oggi si chiede il rifinanziamento è stato ideato e quindi adottato sia per favorire la crescita delle imprese che si occupano di eventi e spettacoli a vario livello, sia per contribuire a migliorare l'offerta culturale che il nostro territorio è in grado di esprimere. Ricordiamo che questa misura è stata
promossa dall'Assessorato alla Cultura per la prima volta nel 2021 e da quel momento annualmente riproposta, grazie all'intuizione di impiegare in maniera innovativa i fondi europei. Uno strumento che in questi tre anni ha consentito di implementare in maniera rilevante le risorse per gli eventi legati allo spettacolo, nelle sue varie forme artistiche, e di finanziare progetti di qualità valutati da esperti del settore, quali il professor Guardalben, attuale presidente del Conservatorio Bricialdi, e la dottoressa Ferrante, già dirigente della Direzione Generale Spettacolo presso il Ministero della Cultura, con esperienza legata alle tematiche del Fondo Unico dello Spettacolo, a cui vanno i ringraziamenti della Giunta per il lavoro svolto. Un ringraziamento con l'occasione va sicuramente fatto anche a Sviluppo Umbria, che in questi anni per conto della Regione ha svolto un ruolo operativo fondamentale, effettuando le attività tecniche di raccolta e di gestione delle domande pervenute. L'interrogazione odierna è la dimostrazione che la scelta effettuata è andata nella giusta direzione, valorizzando realtà significative e implementando l'offerta culturale dell'intero territorio regionale. Il bando 2023 era stato finanziato con 1.600.000 euro. Rispetto ai precedenti abbiamo innalzato il contributo massimo fino a 70.000 euro ed incrementato la quota di cofinanziamento fino al 30%, proprio al fine di innalzare il livello qualitativo delle proposte. La risposta è stata ottima. È evidente come la significativa partecipazione al bando sia emblematica, oltre che della bontà dello strumento così come rimodulato, anche della crescita dei soggetti che in questi anni hanno beneficiato del contributo regionale. Si può senz'altro affermare un altro obiettivo raggiunto. Per rispondere al quesito posto dall'atto del consigliere Bettarelli, possiamo dire che è stata da poco conclusa una ricognizione su economie residuate da precedenti bandi, che insieme a nuove risorse FESR consentiranno il finanziamento della totalità dei progetti ritenuti ammissibili. Nei prossimi giorni verranno avviate le procedure per lo scorrimento della graduatoria. Ovviamente l'assessorato competente sta lavorando anche all'edizione 2024, che avrà come obiettivo quello di elevare ancora di più il valore dei prodotti che verranno realizzati. Grazie. Grazie vicepresidente, consigliere Bettarelli. Sì, apprezzo la risposta, ringrazio anche l'assessore Agapiti che abbia condiviso con lei la formulazione e condivido l'importanza di sostenere iniziative di questa portata, ben vengano questi bandi, ben vengano le risorse che sono state messe a disposizione e quindi nell'ottica del, come dire, quello che va bene e che ci siamo detti e che quindi in buona parte condivido rispetto a quello che è stato l'iter e la proposta, proprio perché c'è stato tutto questo interesse, proprio perché c'è tutto questo movimento anche in effetto rimbalzo dopo il Covid, credo che insomma l'impegno di sostenere quanto più possibile eventi di questa portata con tutte le loro ricadute, come dicevo in premessa, credo che sia importante. Quindi ben venga questo tipo di formulazione, ben venga l'impegno. Mi auguro che queste risorse insomma si possano recuperare, perché comunque sono soggetti in numero tra virgolette limitato, ma che hanno movimentato iniziative di assoluto livello. Grazie.